Fabio Lenzi è nato il 30 dicembre 1975 a Rovato, in provincia di Brescia. Il palmarès di Fabio, pilota professionista del gruppo sportivo Fiamme Oro, conta ben 16 titoli italiani nella massima categoria. Fabio Lenzi è a tutt'oggi tra i più forti piloti italiani. Ciao a tutti e benvenuti a questa scuola di trial, dove impareremo le tecniche di base e anche un po' più evolute per guidare la moto da trial, affrontare ostacoli, salite, discese e quant'altro, ma soprattutto a farlo in completa sicurezza. Il trial è una disciplina che richiede molta mobilità e sensibilità sulla moto e quindi è necessario utilizzare un abbigliamento adeguato. Perciò incominciamo a parlare dagli stivali, che sono una delle parti che va a contatto con la moto. E a differenza del normale stivale da fuoristrada, è uno stivale che ha meno protezioni e quindi permette al piede di muoversi più agevolmente sulla moto. E anche la suola è una suola particolare, è una suola liscia che non ha il tacco ed è molto morbida per fornire sia la massima presa sulla pedana che la massima presa sulla terra o sui sassi quando in gara sfortunatamente qualcuno appoggia un piede per terra. Il pantalone è molto morbido, come si può vedere molto elastico, e di solito ha una protezione per il calore all'interno delle ginocchia per evitare che il pilota si scotti col calore del motore o del tubo di scarico. Anche la maglia deve essere leggera, traspirante ed elastica, così da non farci sudare troppo. E il guanto, come tutto il resto dell'abbigliamento, deve essere un guanto aderente, elastico, con un palmo in una pelle molto leggera che si chiama clarino, che ci dà il massimo grip e sensibilità sulle manopole della nostra moto. Ora che abbiamo parlato dell'abbigliamento che deve essere elastico e leggero, parliamo anche delle protezioni che vanno indossate sotto di esso per proteggere il corpo da urti o cadute. Sul ginocchio utilizziamo una ginocchiera simile a questa, in materiale plastico, che va posizionata normalmente sotto la tuta per essere più comoda, mentre invece sulla schiena abbiamo una protezione simile a questa, che serve a proteggere la colonna vertebrale. E ora che abbiamo parlato di tutto l'abbigliamento e le protezioni per il corpo, non dobbiamo dimenticarci di proteggere la testa. Parliamo del casco, che è un normalissimo jet, quindi un casco aperto e non chiuso come si usa nel motocross o nell'enduro. Deve essere ovviamente omologato per essere in regola soprattutto con la legge. E l'importante è che una volta messo in testa sia allacciato nella maniera corretta e sia perfettamente aderente al nostro vento, così che sia bello saldo e non rischiamo di perderlo in caso di caduta. Prima di salire sulla moto e incominciare la nostra giornata di allenamento, è buona regola riscaldare un po' il nostro corpo. Io consiglio sempre di fare una decina di minuti di corsa blanda per riscaldare tutta la muscolatura in generale, a seguire magari qualche esercizio di mobilità, tipo degli slanci con le gambe, delle circonduzioni con le braccia e magari anche una piccola parte dedicata allo stretching, magari stirare i quadricipiti, il tricipite ed altra muscolatura per arrivare sulla moto ed essere efficienti al 100%.
Una volta che la nostra moto è stata preparata a casa per l'allenamento e quindi abbiamo pulito il filtro, fatto il pieno, controllato il serraggio della bulloneria, controllato anche la tensione della catena, dove è buona norma che fra il tendicatena e il forcellone ci sia lo spazio di un dito, dobbiamo controllare la pressione dei pneumatici, importantissima per avere sia la massima aderenza sul terreno, sia per far lavorare al meglio anche le sospensioni della nostra moto. Partiamo dalla ruota anteriore, dove normalmente la pressione indicata è attorno a 0,5 bar di pressione. Passiamo ora a controllare la pressione di quella posteriore, che invece è tubeless. Qua la pressione deve essere di circa 0,35 bar. Ovviamente le pressioni che vi ho detto sono indicative in base al tipo di pneumatico che uno decide di utilizzare. Prima di partire con la posizione di guida è necessario fare una breve premessa sui comandi di sicurezza che ci permettono di guidare la moto col maggior controllo possibile. Innanzitutto, per partire è necessario agganciare il dispositivo di sicurezza, che è anche quello che permette alla moto di spegnersi in caso di caduta. Dopodiché la moto da tiria si guida sempre con un dito sulla frizione, normalmente è l'indice, mentre l'ultimo comando, chiamiamolo di sicurezza, e il freno posteriore. La pedalina del freno dietro, che deve essere sempre nelle vicinanze del piede destro per essere utilizzata al momento opportuno. Parlando della posizione in guida sulla moto, è importante capire una cosa. Deve essere molto naturale, come se fossimo in piedi sul piano orizzontale di partenza. Andiamo a posizionare i piedi sulle pedane, ma contro il telaio, sia per avere un punto d'appoggio con la nostra moto, che è l'unico comunque che abbiamo, sia per sfruttare tutto l'appoggio della pedana. Importante soprattutto quando si va a lavorare con l'esterno del piede, per non farlo scivolare da essa. Quindi gambe leggermente flesse, gomiti leggermente piegati, anche perché questa è la posizione da cui si parte e si è il massimo reattivi possibili per fare tutti i movimenti in sella alla nostra moto. Quindi movimenti dal basso verso l'alto, in avanti o indietro, ed anche laterali. È importante che il pilota trovi la posizione più comoda e naturale in base alle proprie caratteristiche fisiche. È bene ricordare che il costante controllo del baricentro di moto e pilota è la chiave per giungere a una buona gestione della moto da trial. Non esagerate con i movimenti. Per guidare la moto sono sufficienti piccoli aggiustamenti. Le reazioni scomposte o esagerate sono da evitare.